Care concittadine e cari concittadini, eccoci qui ritrovati per le mie comunicazioni. Prima di tutto volevo solo ricordarvi che sabato scorso alla presenza c'erano circa 600-700 atleti di atletica che avevano una loro manifestazione. Abbiamo colto l'occasione per inaugurare la nuova pista di atletica leggera a Casarsi, nuovissima e bellissima. Ma mi trovo qui davanti all'ex sede municipale, dietro di me c'è questo cartellone, perché domani ci sarà l'inaugurazione di un'importante mostra fotografica realizzata dal CRAF, che è il centro di ricerca di fotografia, no? Che è versione fotografica di Spilimbergo, con fotografo Paolo Wulff e Arnaud Robert, che si chiama Happy Fields. È una grossa iniziativa di fotografie che durerà fino da domani fino al 6 di gennaio, nei fine settimana. Ecco, oggi vi darò un po' di notizie sulle iniziative di concerti, spettacoli teatrali, tutti naturalmente gratuiti, per ragazzi, famiglie, giovani, eccetera. Iniziamo con il teatro, con la compagnia Il teatrale Mulino di Rosenkranz, che è uno spettacolo per ragazzi e le famiglie, il 5 novembre e il 25 febbraio del 2024. Comunque tutte queste notizie poi le troverete nel sito, nel sito web dell'amministrazione comunale. E qui ci troviamo al teatro Pasolini. Poi nella sala consiliare, invece, per un'iniziativa del Centro Studi Pasolini, il 3 e il 4 novembre ci sono delle giornate di studio su Pasolini e Fortini. Ecco, chi è interessato può iscriversi presso il centro studi. Poi c'è uno spettacolo, sempre con il centro studi, organizzato dal centro studi Pasolini, il 2 di dicembre, uno spettacolo teatrale su Maria Callas e la Perla Nera. Il 17 novembre, invece, presso la Biblioteca Civica, c'è l'inaugurazione di una mostra d'arte del pittore friulano Otto d'Angelo, per così ricordare i 100 anni dalla sua nascita. Sempre presso il teatro comunale, il 17 invece novembre, sempre queste iniziative sempre alle ore 20 e 30, naturalmente quelle teatrali. E con l'associazione L'Arte della Musica ci sarà un concerto spettacolo Notte Sconfinate. Infine, questo farà piacere a tanti perché molti di voi conosceranno gli attori che sono nostri concittadini della compagnia teatrale Loca Selvaggia, che fanno del teatro amatoriale, sempre al teatro Pasolini. Il 25 e il 26 novembre faranno due spettacoli proprio di teatro amatoriale a cui siete tutti invitati, così come per le altre iniziative. Ecco, mi fermo qui, volevo solo darvi queste notizie, così potete passare qualche serata, qualche giornata, così al teatro, per assistere a spettacoli teatrali o musicali o concerti, o a visitare le mostre. Ecco, un arrivederci a tutti e alla prossima settimana.